Ciao ragazzi, siamo qui pronti, ho appena fatto il lancio su Facebook e siamo qua per fare questi 15 minuti di glutei. Per fare questo allenamento ci serve l'elastico, ci serve l'acqua, perché l'acqua è sempre, tenetelo sempre vicino, specialmente quando fa così caldo. E poi questo video, non solo che lo facciamo live ora, saremo in grado di poi spostarlo, la registrata, su gli allenamenti singoli dedicato ai glutei. Ma prima di cominciare voglio fare sempre un bel riscaldamento per i glutei. Scendiamo in calistenico. Avete visto, faccio tantissimo calistenico perché ormai sono convinta che questa è la strada per avere la massima di forza senza sovraccaricare il sistema. Così mettetevi sulle mani, piccoli cerchi intorno alla vostra mani, giro. Scusate, basso poco alto la musica, fammi sentire una cosa. Sì, basso poco la musica. Ok, soltanto un tappeto musicale. Ok, ovviamente coinvolgiamo sempre quando siamo in quadrupedia anche i polsi. Allora, i polsi spesso e volentieri per le donne è un punto dolente, perché è un punto che non viene molto allenato. Però la cosa bella del corpo, il corpo è una macchina che ascolta e risponde, si chiama adattamento. Mettiamoci su, perché mi serve un po' le mani, soltanto per qualche presa. Facciamo le stelline, uno e due. Ecco, così, quando tu senti qualcosa che non quadra, una rigidezza, rigidità, stanchezza o dolore, anche soltanto mimando il movimento tu puoi superare quella cosa. Se tu dici getto la spugna, no, è troppo difficile, non lo faccio affatto, non arriverai da nessuna parte. Ok, relax. Io ci sono messo 3 anni e ancora non sono arrivata a fare il verticale come voglio, ma è il processo e la voglia di cercare di fare quel lavoro. Ok, prendiamo. Quando sono in questa posizione di fluid, io chiamo la gamba come è mio, ok? Non vado in specchio così, questa è la mia sinistra, utilizzate la gamba sinistra. Allora, in questo punto, semplicemente con il piede a martello cominciamo a pompare in su. E lo pompiamo in su, provando di non flettere dal fulcro della schiena. La schiena rimane dritta, gli addominali sono tesi e continua proprio a schiacciare il gluteo solo in su. E lo facciamo ancora per circa 20 secondi, così facciamo un 40 secondi per gamba. E andremo proprio a fare una concentrazione sui glutei, perché so benissimo che la mia amica là fuori amano i glutei e andremo a fare di tutto di più per allenarli. Ancora per 4, ancora per 3, ancora per 2, piega la gamba, stendi l'altra e vai su. L'altra cosa è che quando noi stiamo allenandoci a casa, ognuno è una diversa parte della strada, no? La strada per arrivare da Roma a Milano sono 500 passi chilometri. Magari io sono un chilometro 201, tu sei a chilometro 432, che ne so. Non è dove sono te che è un giudizio. Tu devi dire: questo è il mio corpo, questa è la mia vita, questo è il mio percorso e posso cambiare quando decido. E mia nuova ricerca sono proprio per capire al meglio, aiutare anche le persone che hanno più fatica a cambiare il corpo, anche in menopausa, anche da tutta una vita, se mi hanno chiamato cicciottona. Noi troveremo la svolta, piano piano insieme. Queste sono le nuove ricerche, nuove cose che troverete su Now da settembre in poi, proprio programmi per aiutare tutti quanti a superare se stessi e adattare questo corpo dagli stimoli che biologicamente e proprio metabolicamente cambiano il tuo corpo. Allora, spingi giù i taloni, poi porti la sinistra in avanti e la destra in avanti e andiamo in una piccola squat. Potete mettere le mani sulle ginocchia, poi porti l'abbraccio di fronte a te e poggia sui talloni e la tratteniamo per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2. Lascia che la gamba destra va indietro, siamo in fondo. Adesso appoggiti molto bene sul tallone sinistra e spingi sul tallone sinistra affinché senti attivare sotto il gluteo. 8, 7, lascia la mano giù. Il cosa importante è di capire dove stai lavorando. Tallone e spingi, e se spingi bene sentirai che si attiva il gluteo. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, mano giù, porta le gambe dietro, downward looking dog, spingi giù con i taloni. Questa volta porto la destra in avanti, sinistra in avanti, vado in squat. Ok, qua in questo squat stiamo provando di mantenere le gambe parallele. Appoggio i taloni, il peso sul talone, non sulle punte, sui taloni, perché quando lavoriamo sui taloni lavoriamo sulla parte posteriore della coscia, sulle punte cominciamo a lavorare più su i polpacci e i quadricipiti. Ok, la teniamo ancora per 4, 3, 2, scendiamo indietro con la sinistra. Trova che il ginocchio sta sopra il tallone destro e io spingo giù. Non provare di pensare di salire, ma pensi di lasciare un stampo, un'impronta del tuo piede a terra. Spingo giù, spingo giù. E senti che quando spingi giù con il tallone, come attiva il gluteo. Ancora, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torni in downward looking dog. Eccellente, ragazzi. Di nuovo, la sinistra sale, questa volta con le gambe tese, e andiamo con il piede a martello. 8, 7, 6, 5, 4, 3, e mi dai un altro 2, 8, 8, 7, 6, 5, 2, ancora 8, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Allora, portalo adesso in avanti. Ok? Siete piegati, stendi la gamba, trattieni la gamba per 4, per 3, per 2, torni indietro, downward looking dog. Respira, recupera, pedala. Stendo su, la destra, piedi a martello, andiamo per 3, 8, usando quelle pulsazioni e gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, portalo in avanti, fermi qua, addominali tesi. Stendi, ti sposti leggermente il peso sulla mano sinistra, stendi la gamba, trattienilo per 4, per 3, per 2, per 1, torno indietro, downward looking dog. Adesso portiamo le gambe centrali e faccio un movimento che sui glutei le senti tantissimo, specialmente sugli altri. Frontali, per favore, poggiamo giù le gambe, sollevamo le gambe lateralmente e andiamo su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e piego le gambe, scendo giù, cambio gamba, piego le gambe, lo stendo lateralmente e vado verso alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, relax, prendiamo il nostro elastico che passa sotto i nostri piedi e andiamo a fare un bello squat. Squat servono sempre, però prendete l'elastico molto 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 basso, molto molto teso, scendo giù e spingo su. 1 e scendo, 2, 3, schiaccio proprio sui taloni, schiaccio sui glutei, 3 e scendo, 4, 5, 6, schiaccio i glutei, 7, sull'ottavo rimango su, schiaccio quelli glutei, schiaccio, schiaccio, 8, 7, schiaccio di più, vedi che provano di rilassarti e tu rilassarsi e tu continui a stringere. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, scendiamo giù di nuovo, 8, 7, 6, 5, 4, e 3, e 2,
rimani su, tienili, schiaccia, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pieghi le gambe dolcemente, lascia l'elastico, legativi le caviglie, facendo un fiocchetto, con il fiocco ci permette proprio di liberare i piedi in una seconda battuta. Siccome il mio elastico è molto lungo, se ti rimane un po' di fettuccia, mettilo sotto l'elastico così non ti fa inciampare. Ok, marcia. Quando faccio la marcia, le ginocchia sono un po' messe sotto tensione perché la leva sono intorno alle caviglie, le ginocchia hanno questa tensione di tendenza di pronare. Tu lo devi tirare fuori, mirano il dito medio del piede e proviamo di mantenere i piedi parallele, parallele per fare questa marcia. Andiamo indietro, così possiamo andare avanti indietro. Così facciamo, scendo sulle gambe, scendo sulle gambe, scendo sulle gambe, scendo e squat, due, senza mai chiudere le ginocchia, e vado indietro, vado indietro, vado indietro, scendo, 4, 3, 2, e sto spingendo in fuori con le gambe per tenere proprio questo pezzo del gluteo attivo, e facciamo 4, 3, 2, e scendo fuori, fuori, 2, 3, 4, vado, 4, 3, 2, scendo, faccio 4, 3, 2, torno centrale, giri centrale, 4, 3, 2, e tap, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, and 8, 7, 6, senti come si attiva esterno coscia e gluteo, occhio, stop, and 8, 7, 6, 5, grandi sorrisi, 4, 3, 2, stop, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Ok, adesso scendiamo giù sulla schiena, per favore ragazzi, perché per fare i nostri glutei facciamo tanti 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 esercizi per farvi sentire tutto quello necessario per avere un gluteo e esterno coscia più teso. Mi giro poco poco, andiamo. Ok, i piedi sono paralleli, i piedi sono anche flessi a martello, tiro, 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 tiro ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, and relax, recupero, se ti senti necessario, batti con le mani, vado ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, questa volta tienila fuori, tieni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e rimani fuori, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tienili fuori, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Ok, porta l'elastico adesso intorno alle ginocchia, ragazzi, divarica le ginocchia, per favore, divarica le ginocchia e apro, apro, e lo sentirai proprio sull'esterno coscia. Facciamo 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, ancora, apro, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8 ancora, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima, 8, ultima, 8, 7, 6, 5, dai, 4, 3, 2, ponte. Ok, lascia l'elastico e andiamo in ponte. Esercizio eccellente per i glutei. Sollevo, 8, 7, ok. La spinta dal gluteo e non dalla schiena. Dobbiamo fare 50, ok? 10, andiamo. Parliamo un po' di latino. Ancora, 2, siamo a 20, 1, 2, e senti la contrazione del gluteo, lo stampo del piede sinistro a terra, ancora, 4, 3, 2, ci mancano 20, ancora, 20, 19, 18, 17, 16,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia gamba. Dobbiamo andare a fare 50 sempre, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siamo a 10, ci mancano 40. Pensi del gluteo, non della schiena. Fronte del piede destro a terra. 20. Schiaccia il gluteo. 4, 3, 2, 30. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 50, giù. Mamma mia ragazzi, un allenamento eccellente per i nostri glutei, spero che vi è piaciuto. Ripeto, noi qui a Now siamo tanti, perché sui live vedrete la bellissima Patrizia Mantovani che stamattina ha fatto Pilates, mercoledì sera c'è Vincenzo Ghizzoni che è allenatore di serie A2 di pallavolo, che fa functional, fa pesi, io faccio fluid e super jump, e mi vedrete sempre con queste incursioni, sempre più spesso che vengo a fare 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, oltre tutto quello che trovate giornalmente. Spero che rimanete per diventare un guerriero con noi, e vi mando un bacio immenso di una giornata fantastica. Grazie dalla Gil, ciao!